è piaciuto di meno, cioè, allora ma... l'abbiamo rivista insieme dal 16° al 60° abbiamo giocato molto bene, dal 16° al primo tempo loro dal 16° non hanno più toccato la palla, cioè non ci prendevano, poi abbiamo creato una grande palla a gol con Zecca, che il portiere allora è stato molto bravo, e non molto altro, ma sul piano dello sviluppo abbiamo fatto molto meglio che col Gubbio. Dal 16° del primo tempo al 15° della ripresa, dove siamo calati anche sotto l'aspetto fisico secondo me, e quindi anche in quella difficoltà di calo fisico la squadra ha scelto di difendere in un certo modo e l'ha fatto molto bene, perché se noi non facciamo la dormita sul vantaggio della Lucchese dal 16° del primo tempo al 90° voglio dire, loro non hanno creato un'occasione a gol, Nardi non ha fatto una parata domenica, hanno creato tante situazioni di mischie, piazzati, dove siamo stati anche bravi, perché ci vuole qualità negli angoli contro a non concedere situazioni agli avversari, ma credo che la Lucchese abbia fatto veramente poco per cercare di farci gol. Quindi, come ho detto domenica, lo riconfermo dopo che averla analizzata, le cancello il primo quarto d'ora perché siamo stati veramente brutti per quello che piace a me. E il neo del gol all'ultimo minuto del primo tempo, perché è stato un fulmine a ciel sereno, perché da lì al doppio vantaggio avevamo la partita in mano e abbiamo concesso veramente poco agli avversari. Su Gonnelli la situazione è abbastanza positiva, nel senso che avrà un'altra settimana di assestamento per capire questa infiammazione, come gestirla, quindi un discorso abbastanza comodo. E per quella ad Amoli non abbiamo tempi precisissimi, sicuramente non ci sarà una guarigione rapida, non ci sarà dare delle tempistiche adesso è un pochino azzardato, ma sappiamo già che non sarà una cosa molto molto rapida, e stiamo cercando di capire con lo staff medico di darci un tempo più o meno preciso per decidere poi come gestire quella situazione, che chiaramente se fosse particolarmente lunga porterebbe un problema tecnico sotto l'aspetto numerico. Allora, sono due temi diversi, prima di tutto, secondo me. Io non credo ci sia insoddisfazione, cioè il mio termometro sono le persone che incontro, sono i tifosi che incontro, con chi mi piace anche fermarmi a chiacchierare quando si beve un caffè, voglio dire serenamente. Io onestamente tra le persone, tra i nostri tifosi non sento assolutamente soddisfazione, anche perché sarebbe assurdo averla, voglio dire, sappiamo da dove partivamo, sappiamo che abbiamo cambiato, sappiamo chi siamo e sappiamo solo che c'era da lavorare, e lavorando, perché comunque stiamo lavorando, perché dobbiamo migliorare tanto, lavorando stiamo facendo anche risultati con una squadra che ha già un'anima discreta dal mio punto di vista, perché dentro il campo sa fare tante cose più o meno bene, sicuramente le dobbiamo fare molto meglio, tante, ma una squadra che c'ha i contro attributi per far di tutto per provare a vincere le partite, che è quello che noi abbiamo, tra virgolette, promesso prima del campionato, cioè provare, avere un atteggiamento per provare a vincerle tutte, come abbiamo fatto col Gubbio fino all'ultimo minuto abbiamo provato a vincerla dentro una partita più o meno bella, più o meno fatta bene. Quindi io questa insoddisfazione assolutamente non, direttamente non la, nessuno me la fa percepire. Poi, se c'è un andamento mediatico che sta andando da un lato, io questo non lo posso condizionare. Cioè, io cerco di fare il mio, cerco di farlo nel modo migliore con i miei ragazzi. Sicuramente, lo sapete, ormai mi conoscete da un po', mi dà fastidio non dar valore ai miei giocatori, perché i miei giocatori si sono fatti un mazzo tanto per vincere la partita a Lucca, per ribaltare una partita del genere, e questo, ma per loro, lo sapete quanto tengo ai miei giocatori, mi dà fastidio che non si possano sentire, diciamo così, gratificati per tutta la fatica che fanno. Ma nello stesso tempo devono essere consapevoli che se giocano in una piazza così importante devono saper convivere con tutte le dinamiche, le situazioni che ci possono essere.
Ma credo che rispetto alla passata stagione siano cambiate troppe cose di qua e di là, e quindi più che altro, come dicevi tu, vengono da una partita fatta veramente bene a Viterbo contro una squadra forte. Troveremo una squadra intensa, una squadra abbastanza giovane, con dentro comunque giovani di qualità, una squadra intensa che ha un'identità tecnico-tattica già definita, perché gioca un sistema di gioco e soprattutto ricerca, prova a giocare a calcio. Comunque l'allenatore lo conosco bene, abbiamo anche giocato insieme e so insomma la mentalità che c'ha. E quindi, come tutte le settimane, ci saranno delle difficoltà, dovremo essere bravi noi a renderle, insomma, a far diminuire queste difficoltà e a mettere più in difficoltà insomma l'avversario. Dubbi qualcheduno, un paio, ma non credo che la squadra si sposterà molto dalla formazione iniziale di Luca. Quindi io credo che anche per voi quest'anno sia così complicato in questo momento, magari azzardare lo stesso 11 non è una bestemmia. No, assolutamente, anche perché torno a sottolineare che secondo me la squadra ha fatto bene. Molti sono focalizzati sul cambio di Iabre, che ha avuto la sfortuna di prendere un giallo dopo 5 minuti, tra l'altro un giallo è un po' eccessivo, che chiaramente va a sporcare la prestazione di chiunque, di qualsiasi calciatore di 40 anni o di 20. Chiaramente per uno di 20 all'esordio magari ancora di più. Quindi il cambio è stato chiaramente fatto per evitare qualsiasi problema sotto quel punto di vista, ma se devo dire, nella prestazione ha fatto assolutamente quello che doveva fare. È chiaro, la cosa più importante è che c'è una voglia matta, loro e mia, di portarli a regime velocemente, perché sono due giocatori, e qui mi ripeto, per noi possono diventare, anzi diventeranno sicuramente importantissimi. Detto questo, sono due giocatori che i 90 minuti non li hanno. Nello stesso tempo Rigoni ha dimostrato entrando domenica che, anche magari non avendo un'intensità massimale, un ritmo partita al top, può comunque condizionare l'andamento della gara, e anche solo come presenza, come leadership, come comando verbale. Se sapessi come sarà la partita di domani, sarebbe facile scegliere. Farò le scelte rispetto soprattutto al momento suo personale, al di là di questo, delle preferenze. Farò le scelte prettamente per la sua crescita, il suo momento attuale. Domenica è stata così, perché comunque è entrato in un momento, è servito, è stato così. Magari domani la partita è completamente diversa, quindi dovrò fare delle considerazioni che mi chiedi tu adesso. Secondo me se ne è positivo, perché gli altri due sicuramente faranno gol nell'andare del campionato. Quelli nuovi non era detto, quindi questo è sicuramente positivo. Credo che faccia parte un po' della casualità. A me interessa che i giocatori che devono arrivare lì arrivino in queste due partite, anzi tre partite, anche perché due partite fa hanno segnato i tre attaccanti, quindi non siamo così lontani. Diciamo che il gol di Ardizzone è un gol mangiato da Sassà, quindi vuol dire che l'azione era arrivata per far Bortolussi far gol a Sassà. Poi per fortuna ha fatto diventare assist, diciamo, il tap-in errato, e quindi per il resto Zecca credo che vada al tiro 3-4 volte a partita, quindi sotto l'aspetto prettamente statistico siamo in linea con le situazioni migliori per cercare di portarli a rete.